Ladies and gentlemen. Ciao popolo di Lega Nerd e benvenuto a Popcorn Time, la nuovissima fragrante rubrica del giovedì che vi indica le uscite della settimana. Ogni giovedì, giornata di uscita italiana, sarò proprio qui per dirvi quelli che sono i film nuovi della settimana. Settimana in cui ce n'è davvero per tutti i gusti, per gli amanti dell'horror, per gli amanti della commedia, per quelli dei cinecomics e anche quelli per le sfumature seducenti. E incominciamo subito con l'horror a sfondo Esorcisti, nuovo film Incarnate di Brad Peyton con Aaron Eckhart. September, scienziato che ha perso la famiglia a causa di un demone, ha la capacità di esorcizzare le menti delle persone possedute. Quando incontra Cameron, ragazzino molto tormentato, il dottor Amber si trova faccia a faccia, ancora una volta, proprio con il famigerato demone. Riuscirà a salvare Cameron e a redimersi una volta per tutte dal passato? E se l'horror invece non fa per voi, ma preferite una commedia, magari con la bellissima Gal Gadot, allora io vi consiglio Le spie della porta accanto di Greg Mottola, appunto con la bella dea Gal Gadot, con John Hamm, Isla Fisher e Zach Galifianakis. Il film parla di una tranquilla coppia, Karen e Jeff, che si sono da poco trasferiti in un quartiere idilliaco e pacifico. Scopriranno presto che i loro bellissimi e perfetti vicini di casa, i Joneses, sono ben altro che dei semplici vicini. La coppia riuscirà a stare al passo con questa versione più ironica di Mr. e Mrs. Jones? Io non lo so, non sarei molto sicura ad avere come vicina di casa Gal Gadot. Però John Hamm ci potrei fare un pensiero. Vera chicca di questa settimana è Lego Batman il film, spin-off di The Lego Movie, diretto da Chris McKay e doppiato da Will Arnett, Rosario Dawson, Michael Cera e Zach Galifianakis. Zach Galifianakis! Lego Batman ruota attorno alla vita del tormentato uomo pipistrello, ma Batman dovrà imparare a conoscere se stesso, fare un po' di spazio nella sua anima dark e comprendere quanto sia importante l'unione, anche con il proprio nemico, nei momenti di estrema difficoltà. Io personalmente l'ho amato, vi consiglio di catapultarvi al cinema perché è meraviglioso! E se proprio siete dei masochisti e avete tanta, proprio tanta voglia di farvi del male o al massimo farvi due risate, uscirà questa settimana anche 50 sfumature di nero. Diretto questa volta da James Foley. Era James Foley? Sì. Andava bene comunque, no? Mr. Grey e Anastasia sono, purtroppo per noi, tornati. Questa volta la seduzione si macchia di thriller e traballi in maschera, vecchie fiamme e una donna misteriosa che sembra decisa a tormentare la povera Anna, che nome è, la coppia verrà nuovamente messa a dura prova. E la dura prova è quella dello spettatore che se lo guarda. Per questa puntata di Popcorn Time è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Pollicioni in su, spammatelo a motore. Ci vediamo la settimana prossima con le nuove uscite. Ciao!